Questa famiglia sta per andare incontro a una fine orribile. Nel 1968, durante la guerra del Vietnam, una compagnia di 26 soldati americani entrò nel villaggio di My Lai. Una delle persone presenti quel terribile giorno era il fotografo dell'esercito Ronald Haber. Appena arrivò nel villaggio si accorse che i militari americani stavano sparando donne e bambini e venne pervaso dall'orrore e il ribrezzo più totale. Cercò di fermare i suoi compagni, ma nessuno importava nulla e continuarono a sparare. Immerso nell'atroce macello che lo circondava, Ronald scattò questa foto. L'immagine cattura una famiglia terrorizzata e pervasa dalla paura. Subito dopo aver scattato la foto, il fotografo si allontanò, ma poco dopo sentì il suono di una mitragliatrice. Ronald si spaventò e corse indietro per vedere cosa fosse successo e vide tutta questa gente a terra senza vita. In totale quel giorno i soldati americani uccisero 504 civili. Erano tutti anziani, donne, bambini e neonati. Solo questo ufficiale fu condannato per queste atrocità e spese solo 3 anni ai domiciliari.